Ciao a tutti ragazzi, allora oggi continuiamo con un nuovo episodio del nostro Dragon Age Inquisition. Continuiamo dal punto dove eravamo rimasti, quindi partiamo subito. Jane Hur, I want her prepared for travel to the capital for trial. Disregard that and leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. I did everything I could to close the breach. It almost killed me. Yet you live. A convenient result insofar as you're concerned. Have a care, Chancellor. The breach is not the only threat we face. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You, and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The Divine called to her for help. So her survival, that thing on her hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent her to us in our darkest hour. Ah, vediamo un po', possiamo interagire. Ah, facciamo, noi siamo coatti, non frega niente. Though all before me is shadow, yet shall the Maker be my guide. We lost everything, then, out of nowhere, you came. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order, with or without your approval. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. If you're truly aiutiamo tutti, non ci frega niente. That is the plan. Help us fix this, before it's too late. Allora, vediamo un po', andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. Io direi di saltare, andiamo avanti, abbiamo fatto la nostra piccolo pezzettino, abbiamo finito finalmente il, diciamo, la prefazione del gioco. Ok, vediamo di andare avanti. Allora, vediamo un po'. C'è il nostro amico il nanaccio. Io volevo vedere il negoziante che cosa vendeva. Questo è 20. Questo non è male. C'è qualche altra cosuccia?
Vabbè, io intanto comprare questo. Quanti soldi abbiamo? Ma soldi li abbiamo. Comprare, comprare. Vediamo un po' che cosa possiamo vendere. Un po' di schifezze. Questa è l'armatura del paladino, ce la sbattiamo in faccia, non ce l'abbiamo. Questa catena. Armatura dell'avventuriero pesante, ci sbattiamo anche questa perché non possiamo metterla. È solo guerriero. Cappuccio, solo guerriero. Dico questa cosa. Livello 6, non ce l'abbiamo il livello, però questa la teniamo. È un po' meglio. Armatura grado 40. Ma è meglio la mia. Questi cazzo di posti così. Ma posso, sembra che abbiamo tenuto solo quella buona. E questa è roba da vendere. Oggetti di valore, quindi roba da vendere. Vabbè, abbiamo venduto un po' di schifezze. Andiamo un po' magari di equipaggiare qualcosa. Ah, questa ce l'avevamo già equipaggiata. Accessori. Ce l'ho già equipaggiato. Niente, non possiamo mettere nient'altro. Quindi anelli non ne abbiamo, quindi quell'oggetto possiamo anche vendercelo, quella collana, tanto sono solo soldi. Guanti non ne abbiamo. Dobbiamo metterci il nostro nuovo bastone, quello ci serve. Ok, a posto, indietro. Qui rivendiamo un po' di schifezze. A posto. Vediamo un po' questa. Questa è carina. Da leggermente meno difesa. È da mago. Vediamo un po' che altro c'è. Queste roba che io ho pioppato io. Non tutta. Ma sinceramente, visto che mi dà anche un po' più di volontà, non è male la cosa. Cioè, sinceramente, perdere quei 9 punti a me non mi cambia niente, perché tanto il mago non è che deve difendersi fisicamente dai danni, ma deve fare più danno. Quindi eventualmente mi prendo questa corazza, la compriamo. E visto che se lo posso mettere, mi piaceva anche quest'elmo. Si mettiamo anche questa, era carino, lo mettiamo. A posto. Ovviamente al momento non lo vedremo, perché ho tolto per vedere gli oggetti, ma in caso lo facciamo subito. Opzioni, interfaccia, questo toglie la spunta. A posto. Poi a me? Perfetto.
Allora, vediamo di equipaggiarci la nostra bella corazza, che vale veramente la pena. E l'elmetto. A posto. È carina così. Mi piace. Ok, andiamo avanti. Devo parlare con qualcuno perché c'è un messaggio. I heard expected you'd be by. I'm Harrit and everyone knows who you are. How's the new gear fit? Sturdy and warm. It's perfect. Good. World's gone mad. Stock armor and blades are good against bandits, but we're not fighting bandits. My gear will see you through demons, apostates, whatever this world throws at you. So, you need custom work, something special. You bring the materials to us, we'll make it happen. Can you help improve my arms and armor? Yes. You find a new piece, a pauldron or greaves, we'll take care of you. You can't just slap a new hilt on your sword in the field. Bring it here, we'll make sure it's done right and proper. If I want something, what can you make? Start simple. Something to keep you safe. Take a look at it on the table there and we can talk. You'll need materials. We should have what you want just outside. No, arrivederci. Goodbye. Right. Prendi tutto. Qui c'è un'altra cosetta. Allora, prendi tutto. Stiamo facendo un bel pienone di roba. Questo che è? Acquista e vendi. Che vendi? Interessante. Questo vende il medaglioncino. Che strano, questo è come se fosse a utilizzo singolo, perché praticamente non c'è l'oggetto, però ovviamente costa una moneta e penso che si rompa dopo l'utilizzo. Invece quest'altro costa di più, c'è il simbolo dell'infinito, quindi si può usare tutte le volte che si vuole, quindi penso che si usi in molte volte. Diciamo che potrei acquistarlo, però non lo so. Vediamo se ci sono dei progettini da prendere. Non ci sono progetti. Una cosa molto interessante. O potrebbe non essere interessante per niente, comunque. Ah, qui abbiamo recuperato dei bracciali. Bracciali del... della giubba dell'apprendista. Bracciali da giubba dell'apprendista mi mancavano. Accessori. No, sicuramente lo trovo su su guanti. Gli equipaggi in automatico. Mi sa di sì. Perché non c'è. C'è riscontro, non c'è salico una. Vabbè. Sembra che abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Io. Quasi quasi. Vabbè. Lo compriamo. Ci può servire, non lo prendiamo. Acquista. Ne abbiamo acquistato. Equipaggiamolo. Fin dei conti è sempre un accessorio utile. Io non ci sputerei tanto sopra. Ma dove me l'ha messo? Questa cosa non l'ho capita. Ah, volendolo puoi rompere? E perché dovrei romperlo?
Forse magari rompendolo recuperi materiali. Solo che, vabbè. Comunque non ho capito sta cosa dell'accessorio. Cioè, l'ho usato. Forse magari ha potenziato la mia collana? Può essere? Sì, ha potenziato la mia collana. Quindi, quell'oggetto poteva potenziare la mia collana, quindi non male. Vabbè, comunque abbiamo recuperato un altro oggettino. Vediamo qui che cosa possiamo costruire. Anche possiamo potenziarci la corazza. Sì, ho capito, non mi fa il sermone che non me ne frega nulla. Sì, però. Sì. Questo vabbè, crea la giubba dell'apprendista, ma noi non ci serve in realtà perché ce l'abbiamo già la nostra corazza, quindi vabbè. Vediamo se possiamo modificare la nostra arma. No, questi puoi costruirle, ma se volessi modificare un'arma già esistente. Aspetta, questo crea armi, no, noi invece vogliamo modificare le armi, vediamo un po'. Crea armatura. No, forse magari non è qui il contesto giusto. Questa non si apre, no? No, vabbè. Vabbè, andiamo avanti. Comunque lì possiamo creare l'oggetto e non modificarlo. Non c'è nessuno. See reason, Lisette. We cannot stay here. Why not? Because we're Templars. What does that even mean anymore? That we splinter and fight amongst ourselves instead of protecting the mages. Cazzo, ma io non ho messo questo, dai, non mi prendere per i fondelli. Va bene, io direi di andarcene. Qui non c'è niente, qui si fanno la settimana bianca senza così, non si sa perché. Signor Nano, signor Nano. So, now that Cassandra's out of earshot, are you holding up all right? I mean, you go from being the most wanted criminal in Thedas to joining the armies of the faithful. Most people would have spread that out over more than one day. Che me frega, noi siamo positivi, positivi. I still can't believe you survived Cassandra. You're lucky you were out cold for most of her frothing rage. For days now we've been staring at the breach, watching demons and maker knows what fall out of it. Bad for morale would be an understatement. I still can't believe anyone was in there and lived. Questa è una bella domanda, If it perché was that sei bad, rimasto? why did you stay? Cassandra said you were free to go. I like to think I'm as selfish and irresponsible as the next guy, but this? Thousands of people died on that mountain. I was almost one of them. And now there's a hole in the sky. Even I can't walk away and just leave that to sort itself out.
pure luck that I escaped. Good luck or bad? You might want to consider running at the first opportunity. I've written enough tragedies to recognize where this is going. Heroes are everywhere. I've seen that. But the hole in the sky, that's beyond heroes. We're going to need a miracle. Alt. Oh, va, piglia tutto. Sempre meglio raccogliere tutto quello che si trova. Non lasciamo nulla al caso. Are we going to have new verses in the Chant of Light now for the Herald of Andraste telling what she did? Qua c'è un altro per parlarci. C'è un saltino. Chi è? Ah, Solas. Sei proprio una Solas. Chosen of Andraste. A blessed hero sent to save us all. I didn't ask for this, but someone has to find a way to seal the breach. Spoken nobly indeed. You think I'm mocking you? This age has made people cynical. I've journeyed deep into the fade in ancient ruins and battlefields to see the dreams of lost civilizations. I've watched as hosts of spirits clash to reenact the bloody past in ancient wars, both famous and forgotten. Every great war has its heroes. I'm just curious what kind you'll be. Ma so dici te, Ciccino. Questa è una bella domanda. Any building strong enough to withstand the rigors of time has a history. Every battlefield is steeped in death. Both attract spirits. They press against the veil, weakening the barrier between our worlds. When I dream in such places, I go deep into the fade. I can find memories no other living being has ever seen. Beh, visto che è una domanda totalmente nuova, è meglio farla. You fall asleep in the middle of ancient ruins. Isn't that dangerous? I do set wards. And if you leave food out for the giant spiders, they are usually content to live and let live. I've never heard of anyone going so far into the Fade. That's extraordinary. Thank you. It's not a common field of study for obvious reasons. Not so flashy as throwing fire or lightning. The thrill of finding remnants of a thousand-year-old dream? I would not trade it for anything. I will stay there. At least until the breach has been closed. Was that in doubt? I am an apostate surrounded by Chantry forces in the middle of a mage rebellion. Cassandra has been accommodating. But you understand my caution. Cassandra trusts you. She won't let anyone put you into a circle against your will. Thank you. I appreciate the thought. But now let us hope either the mages or the Templars have the power to seal the breach. Vabbè. Grazie, Solas. Sei sempre una Solas. Vabbè, visto che fino adesso abbiamo chiacchierato un po' con tutti, però non abbiamo fatto ancora la nostra quest principale. Io direi di andare sul punto di per prendere la nostra quest. Eventualmente magari continueremo la prossima volta, così, anche perché sennò il video dura un po' troppo. Quindi abbiamo fatto i nostri piccoli giri di routine, ci siamo equipaggiati e siamo pronti per la nostra missione. Ma aspetteremo qui per entrare. Allora ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, spero che il video fino a qui vi sia piaciuto, cercherò di farvi subito un secondo video per andare avanti con il nostro Dragon Age, noi ci vediamo alla prossima ragazzi, come al solito vi saluto, se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace, noi ci vediamo alla prossima e ciao!